Siamo nella Deutsch Nonsberg, cioè nella Valle di Non, l'alta Valle di Non che parla il tedesco, perché siamo in provincia di Bolzano. E qui incontriamo una trentina, una signora trentina che è Monica Brunelli, che viene da Kles e che per amore, per Heinrich, no? Thaler, si è trasferita qui in questa, in questo maso che si chiama Nöder, proprio perché sta a nord di Proves, che noi vediamo qui da lontano. Monica, cosa dire? Una storia, un sentimento che ti ha cambiato la vita in questa terra qui a 1400 metri, no? E qui hai scoperto l'agricoltura. Ho scoperto l'agricoltura. Io, quando ho conosciuto mio marito, mi sono fatta spiegare anche cos'è il fieno, perché proprio abitavo in un condominio, per cui piano piano ho imparato da loro, ho imparato anche come ti ho detto, acquistandomi dei libri, perché allora non c'era internet, ho studiato, ho fatto i compiti, mi sono interessata sia di tutto quello che serviva, insomma, della coltivazione, dell'alimentazione, e ho cercato di portare delle novità nel maso, il modo di alimentazione. Mio marito mi ha costruito, poi ti farò vedere l'autoalimentatore, la sala è piccolissima però. E abbiamo iniziato così pian pianino, insomma. Noi siamo appunto a 1400 metri e possiamo solo immaginare anche la difficoltà. In questo ambiente bisogna sapere, ecco, cos'è l'agricoltura di montagna. È un ambiente molto delicato, bisogna conoscerlo, bisogna un po' imparare anche a osservare, bisogna diventare grandi osservatori e bisogna appunto un po' inventarsi anche qualcosa di nuovo, cercare di... Potremmo dire, Monica, che una lezione è anche la coerenza, sì. Per esempio la razza di montagna, ecco. Esatto, adesso noi siamo in un momento di riflessione sulla razza, abbiamo le pezzate rosse soprattutto, no? E ho anche trovato dei documenti storici che dicevano che la razza allevata sul Maso nel 1905 era la grigia alpina. E ci stiamo un po' pensando, il problema poi bisogna vedere, combinare un pochino anche la parte economica, no? Diciamo coniugare la tradizione con l'innovazione. Esatto, perché appunto producendo latte per il Trentingrana, la razza d'elezione sarebbe la bruna alpina per la quantità di K caseina che possiede, no? Ci penseremo. Una ricerca continua. È una ricerca continua. È una ricerca continua. Una ricerca sulle cose che crescono bene qua. Deve anche proseguire nella ricerca degli animali che stanno bene qua, sia nella stalla che nel pollaio, e deve essere un cerchio che si chiude, perché io sono molto critica e ho fatto un periodo, in cui avevo imparato tramite questi libri, i giornali e quelle cose lì, come tenere le mucche, fargli fare tanto latte, avevamo qualche frisona, però poi non ha senso questa cosa, no? Sono andata a vedere stalle di pianura, come avevo raccontato ancora, e sono rimasta colpita perché ho fatto queste gite, andavamo a vedere soprattutto la razza, no? Una volta le brune, una volta eravamo a vedere delle Jersey, una stalla di 1000 più capi in lattazione a Lodi, e c'era questo contadino anziano della Valpusteria nel gruppo. E mentre guardavamo nel recinto delle vacche fresche, c'erano due o tre vacche che avevano problemi, erano a terra, avevano un collasso. Questo signore fa al proprietario della stalla: a noi non succede, succede rarissime volte questa cosa, perché noi tutte le mattine tocchiamo le nostre mucche e sentiamo, perché prima che venga il collasso diventano la schiena fredda, ci sono dei segni premonitori. E interveniamo subito, no? O perlomeno cerchiamo di... E allora questo del proprietario di questo mega, per noi mega allevamento, perché si è messo a ridere, no? E figurati che io vado tutte le mattine a toccare 1200 mucche, no? E allora lì ho pensato, ma loro sì, hanno la forza della quantità, però allora noi dobbiamo trovare il modo per, come dire, valorizzare la forza che abbiamo noi del rapporto con gli animali, no? Della conoscenza degli animali.
Sappiamo, Monica, che tu ricerchi, no, anche dal punto di vista storico, queste razze che si adattano a questo territorio. Sì. E questo ti ha spinto a tessere dei rapporti, delle relazioni, sì, con i contadini del Sud Tirolo. Esatto. Io da anni ho il lobby, diciamo così, delle galline. E avendo il figlio in Svizzera che mi ha fatto conoscere alcune razze tipiche svizzere, poi mi sono posta il dubbio, il pensiero, perché le loro e perché non cercare la nostra. Sapevo che una volta c'era questo tipo di gallina sui Masi, l'avevano i miei vicini, l'avevano mia suocera, io non l'ho conosciuta perché è morta molti anni prima. Sappiamo, Monica, che ci sono anche altre razze, no, che ricerchi. Io sto facendo questa ricerca, ho trovato questa gallina che hanno ancora in Vallultimo, la Mühlbacher. Praticamente fa parte del gruppo di il tipo di gallina che avevano in quello che era il Tirolo, il Sud Tirolo, prima dell'annessione all'Italia. Il residuo che è di una vecchia razza di galline che esisteva sui Masi, generalmente in quello che era una volta il Tirolo. E si è salvata un piccolo gruppo in Vallultimo. Stiamo cercando insieme ad altre persone di recuperarla, di trovare altri piccoli gruppi, insomma, per salvarla, perché è la razza tipica che ha fatto, insieme al latte, ha fatto crescere generazioni di bambini, insomma, nei Masi, perché quello che riuscivano di proteine, soprattutto riuscivano ad avere il latte, le uova e qualche galletto, perché mio marito si ricorda, ricordo bello della mamma, che lui ha perso quando era bambino, però aveva il ricordo della mamma che cucinava i galletti, i bambini speravano che nascessero galletti per avere la carne buona, insomma, no? E poi vediamo questa passione anche per i tacchini. I tacchini è una novità. E allora, girando per i Masi in Vallultimo, delle signore mi hanno raccontato che l'incubatrice di casa una volta era una tacchina leggera. Adesso non ne hanno quasi più. Però io ho pensato, sia col lavoro della Mühlbacher, che sto cercando di raggruppare un po' i gruppi, di fare un po' il punto della situazione, magari invogliarli anche con la gallina da cova. È il primo anno, io devo ancora provare, so che funziona, insomma. È legato sempre al discorso di una cosa valida che facevano una volta. A 1400 metri, in un maso, la tua famiglia, i quattro figli, tuo marito, ti manca la pianura, la città? Mi mancano un po' i rapporti umani, sì. Mi manca un po' rivedere le persone, oppure ho ancora il papà, per cui mi piacerebbe avere anche più tempo da dedicare, però qui lui lo sa. Quello mi manca un pochino. Diciamo che ultimamente, grazie a anche... sembra una cavolata, ma che con Facebook ho ritrovato persone, ottengo contatti senza dover per forza star lì al telefono, magari un messaggino, come va, come non va, c'è la possibilità nuova di... Poi ti invitano ai convegni, oramai sei diventata un'esperta di agricoltura di montagna. Io dico sempre, io sono partita come cittadina trentina e non sono diventata contadina, io sono una poierin. Perché ho imparato qua, no? Tante cose le so dire in tedesco di quello che riguarda il mondo agricolo e magari in italiano devo pensare, pur non essendo una bravissima a parlare in tedesco, però quando vado appunto su questi Masi per forza devo, sai, più facile comunicare, no? E sì, è un mondo completamente diverso da quello. Però un mondo che ti ha accolto, un mondo che con te ha tessuto queste relazioni. Io sì, ci vuole del tempo, ci vuole pazienza, bisogna capire per essere capiti. E ogni cosa ha bisogno del suo tempo per maturare, anche proprio il fatto di riuscire un po' a entrare, a capire
E capire una cosa che per una cittadina può essere, ma dai, ma guarda, quello, io non lo so, anche un cibo, un modo di fare da mangiare. Bisogna insomma superare il confine in tutti i sensi. Esatto, bisogna essere aperti e pronti all'incontro. Monica, grazie dell'ospitalità. Grazie.